sono sia un pro, ma possono diventare anche un contro. Devono essere utilizzati con testa. Ah, con testa, vi faccio vedere un altro colpo che può essere utilizzato con testa. Da qui, scarico, carico, boom, testata a corpo. La terminologia anglosassona... Perché è una. Nell'MMA, colpire da qua è abbastanza rischioso e difficile. Ma me ne vado. Guarda che è più bello. Vedi più a sinistra scatto. Questo che vedete sono i passi di danza di... abbiamo il controllo laterale e siamo al di fuori delle varie guardie, mezze guardie, quindi fuori dalle sue gambe, ok? Nell'MMA colpire da qua è abbastanza rischioso e difficile. Perché? Perché ogni volta che proveremo a colpire, come diceva il Bonfusi prima, creeremo quasi sempre uno spazio e daremo la possibilità all'avversario di ricreare, rinfilare il ginocchio per poi spingere via, riprendere la guardia, mezza guardia, eccetera, eccetera. No, comunque il movimento l'ho fatto giusto, dalla giuria, voto? Quindi adesso vi faccio vedere una delle cose più fighe del mondo, side guard dello Scaducci, ovvero una cosa inversa. Questa è la nostra side, ok? Spesso anche colpire con il braccio questo qua va bene per le gomitate, ma creiamo spazio per l'underhook, per l'avversario. Quindi una cosa che a me piace molto è questa tipologia di side, ovvero generalmente conosciamo la side di judoka, quasi sempre, che stanno in questa posizione qua, la side BJJ che stanno in questa posizione qua. Io personalmente la uso inversa, ovvero porto il mio pesce come ricordiamo, vado a fare questo lavoro di chiusura, andrò a spingere in avanti con il mio pesce, come dico io, pesce a pesce. Dovete portare il vostro pesce verso il suo pesce e le braccia fanno sempre lo stesso lavoro, quindi chiudono lateralmente il mio pesce in direzione dei suoi piedi, per gli amanti fisicisti. Questo visualizzazioni feticisti. Madonna, io metto scat, fa avvicino il suo pesce ai piedi di... Quindi da qua che faremo? Andremo a girare le nostre anche verso i suoi piedi. Prima di fare questa operazione, cosa provo sempre a fare? Io a portare il mio braccio esterno con il gomito sotto la sua ascella, va bene? Faccio questo. Bam. Una volta che ho questo gomito qua, vado a switchare le mie anche. Bisogna stare molto attenti a switchare le anche. La gamba e il piede esterno, quindi la destra, sempre a puntello, a punta. Nel caso in cui lui provasse a riuscire a mettere un underhook, a spingere verso di me, si vede che non sa fare un cazzo, spingere da questo lato, ok? Senza questo puntello lui riuscirebbe a ribaltarmi. È tutto un gas. Con questo puntello, piede destro, nel caso lui spingesse, io ho forza per tenere spinto, rilavorare per rimettere l'underhook e ricontrollare, ok? Quindi da qua, sia se abbiamo il gomito esterno sotto la sua ascella, sia se non ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo lo andiamo a mettere. Come? Andiamo a mettere il gomito. Una volta che abbiamo il gomito sotto la sua ascella, andiamo ad allargarlo fino a portare il suo braccio, vedete, verso la sua testa, qua. Da qui tengo stretto. Il mio ginocchio interno, quindi il sinistro, sta sempre spinto e molto vicino alle sue anche. Da qua che faremo? Il solletichino. Colpire, oh, ok, alle coste. Quindi da qua, guantone della Trouble, ragazzi, pubblicità. Ma solo con quelli della Trouble dicono che funziona. Questa tecnica la potete fare solo quando... se non vi comprate, la potete fare. Che facciamo? Possiamo colpire, ok? Ma poi non posso, cioè in questa posizione io non riesco neanche a fare la corazza, diciamo, cioè. Ma che cazzo è? Un armadillo, ma guardate. Cioè, ma me ne vado. È veramente difficile difendersi, perché io ho tutto, gran parte del mio peso sulla sua faccia, il suo braccio è isolato, quindi non può lavorare per spingermi e portarmi via, perché l'ho isolato con questo gomito, ok? Le sue gambe
sia se esce con le anche di là, sia se esce con le anche di qua, non mi importa, perché io riesco a muovermi sempre. Con questo mio braccio posso sia gomitare le costole, colpire a martello, porco zio, colpire di punta, o addirittura colpire anche la coscia. Ok, la coscia. No, no, no. Okay. No, ma lo... Sfruttando questo lavoro, lui comincerà a fare il salmone risalente del coso, perché proverà a fare qualcosa con le gambe. Facendo questo lavoro qua, non penserà a che cosa? Alla cosa principale, alla mia gamba destra, che mi arriva in monta. Perché se io qua non colpisco e sto fermo e lui sa fare BJJ, sicuramente ogni volta che io proverò ad andare a fare la monta, mi bloccherà, ok? Quindi che facciamo? Boh. Oh, oh, guardate già come si è girato. Che schifo, siete mutanti. Si è girato in una posizione di schifo. Io qua posso anche semplicemente spingere giù il suo ginocchio, salire con la gamba che c'avevo dietro al puntello, spingere in avanti, porto le anche, monta. Qui mentre ritorno su, le mie ginocchia già stringono la sua pancia, quello che è. Boom, ritorno e sto in posizione di monta, ok? In realtà, se ho questa posizione molto molto buona, che riesco a tenere il suo braccio qua, quando faccio la monta, quando torno con il mio braccio che stava sotto l'ascella, non gli lascio via tutto il braccio, ma che faccio? Passo solo sul suo collo, vedete? Porco due, e mi tira già tipo... Ok, passo sotto la chiusura qua e vado a stringere, e questo fa è anche una sottomissione, fa molto male all'articolazione della spalla. Quando vedete che gira l'occhio e sta lì lì per addormentarsi, allora da qua posso permettermi di boom boom boom. Ma sono tutti sul mento? Scarico. Tutti qua sul mento. Ma no, raga, diciamo che la side nell'MMA è più un qualcosa di transitorio, cioè siamo in side per poi arrivare monta, in nord-sud, inside questa qui mia laterale. Ok, perché deve essere una costruzione, no, dell'azione. Anche, certo. Anche lì nel grappling c'è la costruzione. Però già se riesco a passarti e metti inside è già punteggio. Sì, però ecco, nell'MMA magari hai fatto il punto, perdi un minuto a tenerlo perché quello sotto proverà a scappare, perdi un sacco di fiato, poi quello riesce ad alzarsi e dopo... Sono queste le piccole differenze tra il grappling, quello classico, e quello applicato sull'MMA. Secondo me una cosa fondamentale penso sia proprio la distanza e cercare... È come se lui avesse delle pistole in mano, no? Sì. Quindi cercare sempre di non far uscire... di non avere la possibilità di poter sparare, no? Certo, non creargli modo di poter usare le cose peggiori che ci stanno, quindi i colpi e le gomitate. In attacco riuscire a creare posizioni e controlli per poi sparare i colpi.